chiedo scusa per il disagio della volta scorsa. Sono quelle cose che succedono ai mortali, come si suol dire, quindi questo qua ci fa prendere consapevolezza della nostra realtà, che è una realtà anche sempre quella limitata, e questo ci fa bene. Ogni tanto dovremmo ricordarcelo, perché sapete, certi momenti sembra che poi tutto dipenda da noi. Mamma mia, sta cosa così là. Poi arriva una situazione esterna o interna, ti ferma, ti blocca e dice: vedi che le cose forse non dipendono da te. C'è anche però il tuo apporto, però stai un poco più calmo, stai un poco più tranquillo, e quindi ci fa un poco ridimensionare sulle cose. Meno male che adesso con i nuovi sistemi di comunicazione subito riusciamo poi a dirci le cose, quindi non avete fatto non siete venuti qui in modo invano. Ma dico anche un'altra cosa, però anche se foste venuti sarebbe stata una cosa bella, perché già il solo potessi ritrovare insieme, questa è veramente una cosa bella. Io sono convinto di questo. Guardate, prima di una catechesi da fare come quella che facciamo noi quando ci incontriamo, o anche, pensate, anche a una missione da poter vivere o svolgere, prima di tutto questo c'è una comunione da poter vivere. E la comunione è la realtà più bella, perché noi siamo fatti per stare in comunione. Nessuno di noi è fatto per stare da solo. Noi nasciamo, tra l'altro, da un atto di comunione dei nostri genitori. Quindi siamo il frutto di una comunione, e quindi ci realizziamo nella comunione. Molte volte è vero, uno pensa: ma io sto tranquillo, sto per i fatti miei, sto meglio e sto tranquillo. È un'illusione. Come so dire, permettete, uno per illudere il suo pensiero, ma quando stiamo da solo non stiamo bene, non si sta bene. Uno, ripeto, si illude che sta bene perché fa quello che vuole lui, non deve dar conto a nessuno, come si suol dire, però la solitudine, non siamo fatti per la solitudine. Sì, Gesù ogni tanto si ritirava da solo a pregare, però stranamente, quando si ritirava da solo a pregare, poi subito dopo scendeva e viveva una comunione ancora più intensa. Allora, i momenti di ritiro, Don Ernesto ha detto, non ha partecipato agli esercizi spirituali, che sapete non sono esercizi per fare la fisica, l'esercizio fisico, esercizi spirituali, come il corpo ha bisogno di allenarsi, anche lo spirito deve allenarsi, quindi sono giorni di ritiro molto più intensi rispetto tipo al giorno di ritiro che tante volte abbiamo fatto insieme. E durante quel giorno di ritiro non è che si toglie dai mezzi ai problemi o dai guai, lascia la parrocchia o lascia una situazione particolare per stare tra... dici che bello, ma non penso più a nessuno. No, va, si ritira il sacerdote, gli esercizi spirituali, ma come ripeto l'abbiamo fatto anche noi, non per allontanarci dalla realtà quotidiana, ma per poter meglio vivere la realtà quotidiana, e per ritornare a quella realtà con gli occhi diversi, con occhi più intensi, gli occhi e lo sguardo che ha Cristo Gesù. L'esempio è il fatto che Gesù si ritirava a pregare, quindi in questa comunione e contatto intimo con il Padre, ma per poter svolgere meglio la sua missione, perché altrimenti, capite bene, non sarebbe un riposo. Vado lì, metto in coppa una poltroncina, casomai quando in campagna, tranquillo, senti gli uccelli, ti riposi. Ricordate, no, nel Vangelo c'è quell'uomo che dopo aver faticato tanto, accumula tanto, poi dice: ah, adesso ho tantissimi soldi, mo costruisco dei capannoni ancora più grandi. Poi dico a me stesso: anima mia, adesso datti a riposo, tranquillo, pensa a te stesso. Ricordate, poi arriva quella voce, dice: stolto, questa notte ti sarà richiesta la tua anima, e quello che hai accumulato di chi sarà? O ricordate il Vangelo domenica scorsa, che tra l'altro nella versione di Luca, anche il Vangelo di oggi, i talenti o le mine, quando quel terzo servo si presenta: Signore, mi hai dato il tuo, ecco te, io te lo riconsegno di nuovo. E in un certo qual modo che Gesù, l'Evangelo domenica, ricordate come l'apostrofa a quella persona, al terzo servo: malvagio e pigro. E capite, la pigrizia è proprio questa qui. Dice: adesso va bene, un poco così. No, malvagio e pigro. Ed è l'unica volta che Gesù usa delle espressioni veramente forti. È terribile, no? Ricordate come dice: Lazzaro, sarà, cacciatelo fuori. E Lazzaro ha pianto e stridore di denti. L'espressione stridore di denti, no? Quando qualcuno pure noi, no, capite, ma aggiungiamo così pure i denti. È l'espressione terribile proprio sulla bocca poi di Gesù. Però lo sappiamo che il Vangelo è sempre una bella notizia, è sempre una provocazione. Quindi anche lì c'è una provocazione che il Signore poi sta rivolgendo
chiaramente a quelli che l'ascoltavano lì, però è rivolto poi a ciascuno di noi. Quindi quella pigrizia e quindi quella realtà di questo dono che è poi lo stesso che siamo chiamati a far fruttificare. Bene, riprendo qualche cosina dell'incontro che facevamo ad ottobre e cerco di aggiungere qualcosa in più. Ci stiamo interrogando, stiamo cercando di riflettere un poco sulla realtà dei sacramenti. Perché questa riflessione? Perché questi incontri di formazione di catechesi? Per semplicemente un motivo: perché noi purtroppo con il tempo, con la crescita, con la realtà, con il catechismo che abbiamo fatto, abbiamo sempre pensato ai sacramenti come quelle realtà per dire che apparteniamo alla Chiesa, che apparteniamo all'essere cattolico, quindi ricevo il battesimo, la cresima, l'Eucaristia, così sto bene perché se potete ricordare con il battesimo divento figlio di Dio, non sono più un animale, come così si pensava una volta, se vi ricordate. Faccio la cresima perché così posso fare il padrino di battesimo o il padrino poi per la cresima, faccio la cresima perché mi devo sposare, senza cresima altrimenti non posso sposare. Sapete, sono quei sacramenti che li abbiamo fatti più come un lascia passare per fare un'altra cosa che piuttosto che ci dicono qualcosa di una realtà profonda. Se pensiamo, già vi accennavo, ricordate, al semplice battesimo, che nel suo significato etimologico significa essere immersi. E quindi un battesimo che vuol dire che tu sei immerso in questa realtà, e lì abbiamo il segno dell'acqua, quindi il bambino che andrebbe immerso nell'acqua, e quindi che cosa ti indica la realtà di un sacramento? Che quella realtà tu sei reso partecipe addirittura immergendoti dentro. E quindi questa realtà sacramentale poi a un certo punto ti prende da sopra, da sotto, ti prende completamente. San Paolo usa questa immagine non riferendosi al sacramento, ma in genere dice così: nel Signore noi viviamo, muoviamo ed esistiamo. Quindi noi, vedete, non ce ne rendiamo conto, noi siamo avvolti da questa presenza di Dio. Se adesso io mi mettessi là in mezzo, io sarei avvolto dalla vostra presenza. La realtà sacramentale proprio questa rende, cioè ci avvolge di quella realtà nella quale o con la quale entriamo in comunione. Noi purtroppo, vedete, il guaio nostro, sapete qual è? È un po' la colpa, sta da questa parte qui, dei sacerdoti, dei preti, e poco anche la colpa da questa parte qui, non da parte mia, quindi è da parte di qua e da parte di là. Qual è la colpa? Che purtroppo abbiamo visto sempre, pensiamo anche alla messa, l'obbligo della messa. Io devo andare a messa. Ci hanno anche insegnato, no, mi raccomando, dovete venire a messa. O pensiamo anche al catechismo, no? Devi fare il catechismo, perché se fai il catechismo farai la comunione. Quasi come se poi il catechismo è l'esame che devi fare per poter fare la comunione. Allora, capite, devo studiare, no? Ai nostri tempi, ai vostri tempi, c'era la dottrina. E qui... capite? La dottrina, tu dovevi andare alla dottrina, dovevi allora imparare, e allora poi, non so, però io ricordo che poi veniva, a me facevano le suore il catechismo, poi veniva il parroco e faceva pure il piccolo esamino, quindi ti chiedeva le cose, perché allora noi facevamo il catechismo di San Pio X con le domande, e allora ti chiedeva l'atto di dolore, l'atto di fede, l'atto di speranza, e poi ti faceva quelle domande, e tu lì da bambino stavi lì e cercavi di rispondere, non capivi niente però chiaramente, però intanto avevi imparato quelle formule, le avevi imparate però, e gliele dicevi. Quindi dicevo, quella realtà di un obbligo, sei obbligato, ma se noi capissimo, ricordate, noi abbiamo fatto quasi 5 anni sulla messa, il percorso sulla celebrazione eucaristica, e cercammo di dire che la messa, come tutte le realtà sacramentali, è questa eccedenza di amore di Dio che si comunica a ciascuno di noi. Ma quale obbligo allora c'è se lì è Dio che comunica il suo amore? Partecipa a tutto se stesso a ciascuno di noi. È come un fidanzato e una fidanzata che si amano, uno avverte l'obbligo di vivere l'atto d'amore. Se avverti l'obbligo di vivere quell'atto d'amore, non è amore, è una costrizione. La grazia, l'amore di Dio,
è una realtà immersiva, è una realtà nella quale noi già ci siamo dentro. I sacramenti ci aiutano a prendere consapevolezza di una cosa che già è nostra. Perché vedete, il Signore, facendoci la grazia, non è che poi a un certo punto se la ritira la grazia. È vero che noi, sempre a catechismo, quando si diceva il peccato, che cos'è il peccato? No, il peccato è la rottura dell'amicizia con Dio. Quindi quando una persona commette il peccato, Dio poi si ritira da quell'anima. Ma capite che non è vero questo, non può essere vero questo. Perché se Dio si ritirasse, noi in che realtà cadremmo? In quella della morte. Con il peccato, al limite, sono io che in quell'azione sto dicendo di no all'amore di Dio, ma Dio non dirà mai no all'amore che Lui ha verso di me. Dio non ritira mai quello che dà, perché se così fosse, chi sarebbe? Sarebbe come noi. E noi no, fateci caso. Ah no, va bene, allora adesso non voglio più sapere niente. Così adesso me la riprendo. Capite, questi giochetti sono giochetti nostri e Dio non gioca questo. San Paolo lo dice, i doni di Dio sono irrevocabili. E quando Dio ha promesso per sempre. Che cosa ha promesso? Ha promesso che starà con noi, ci amerà sempre. E l'amore di Dio è l'eternità di questo amore, di cui i sacramenti sono un segno che rivelano l'efficacia di questo amore. Quindi il celebrare da parte nostra, il partecipare ai sacramenti, significa sempre ricordarci di questa che è la verità unica e fondamentale. Perché noi di Dio possiamo dire tante cose, e anche in modo sbagliato. E niente di più terribile di dire di Dio qualcosa di sbagliato. La realtà vera di Dio è sempre una sola, miei cari, che Dio è amore. Allora, se noi vogliamo non dire stupidaggini, e se di Dio vogliamo dire la cosa certa, diciamo questo e abbiamo detto tutto, perché una volta che abbiamo detto che Dio è amore, non c'è più niente da dire, capite? Invece fateci caso, noi molte volte diciamo Dio è giudice, Dio condanna, oppure usiamo anche degli attributi, noi il misericordioso, il creatore, Dio l'essere perfettissimo. Va bene, però se noi pensiamo Gesù Cristo che ci ha rivelato Dio, non ha mai detto definizioni sul Padre. Gesù non ha fatto una teologia o un catechismo o una dottrina sul Padre. Gesù ha vissuto nella sua vita quello che lui ha vissuto, ha rivelato il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. E Gesù, quando dice che ha visto me, non è semplicemente intende il fatto di chi l'ha visto fisicamente, ma di chi l'ha visto nel senso di chi l'ha visto agire. E allora, quindi se io devo conoscere Dio, necessariamente io devo conoscere Gesù Cristo. E Gesù Cristo, però, vedete, non è che dobbiamo inventarcelo, perché pure noi qui pensiamo che dobbiamo inventarci Gesù Cristo. C'è una realtà dove Gesù Cristo ci è donato, ci è rivelato, e quindi ci è rivelato il Padre, i Vangeli. Diceva San Girolamo che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Gesù Cristo. Ora noi ce lo chiediamo, ma con tanta serenità ce la facciamo la domanda. Ma noi Gesù Cristo lo conosciamo? E non limitiamoci a dire che è nato a Betlemme, e poi ha fatto alcuni miracoli, e poi ha avuto la passione, e poi c'è chi l'ha rinnegato, e poi è stato crocifisso, e poi il terzo giorno è risorto, come un libro, un film, una storia, che già sappiamo come va a finire. Conosciamo i Vangeli, ma li conosciamo veramente, seriamente? Ma non una conoscenza di chi studia il libro dei Vangeli. Ci sono gli studiosi, i biblisti, gli esegeti, e questo lavoro di studio lo lasciamo a loro. Ma la conoscenza a livello biblico, sapete cosa significa conoscere? Conoscere quando tu entri in un rapporto intimo, profondo, che ti coinvolge la mente, ti coinvolge il cuore, ti coinvolge la vita. La conoscenza è sempre una conoscenza che prende tutta la tua vita, si chiama conoscenza esperienziale. Invece, purtroppo, in guai nostro abbiamo ridotto la conoscenza a quella intellettuale.
Per cui, capite, io posso anche conoscere tutti i Vangeli o tutta la Bibbia perché li ho studiati, ma questo non significa niente. Non significa che io effettivamente ho quella conoscenza di esperienza di Gesù Cristo. Del resto, se ricordate, quando Gesù, quando il dottore della legge dice: maestro, qual è il più grande dei comandamenti? E Gesù dirà: il primo è amerai il Signore di tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, le tue forze e la tua mente. Pensate, cuore, anima, mente e forze, cosa indica? Tutta la persona. E se ricordate questa provocazione, già ce la siamo fatta qualche volta, che significa amare Dio con tutte le forze? Significa che adesso andiamo lì in Palestina, andiamo lì in Israele e andiamo con i carri armati, noi a nome di Dio. Purtroppo questo è successo, vi ricordate le famosissime crociate, quando con la croce si andava lì e si con le guerre sante. Quindi non è questa la forza. Che significa amare Dio con la mano? Amare Dio con il piede. Cioè, se amarlo con tutto me stesso, no. Vuol dire che i miei piedi dovrebbero essere segno, dovrebbero dire anche i miei piedi, il mio agire, che io amo Dio. Capite bene che se io do un calcio a una persona, certamente non sto dicendo l'amore di Dio in quel calcio. Però poi dico che amo Dio. Però poi vado alla messa la domenica. È chiaro che non è che tutti quando andare a messa la domenica, perché ci andiamo? Perché effettivamente lì comprendiamo come quella realtà unica dell'amore di Dio io sono chiamato poi a viverlo. Allora, se il piede diventa strumento per andare incontro a qualcuno, se la mano diventa strumento per aiutare qualcuno, allora in quel caso anche la mia mano sta dicendo l'amore di Dio, e non è solo la parola. Perché guardate, Gesù lo dice, non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli. Ricordate, nel Vangelo abbiamo ascoltato l'altra domenica, non questa qui, ma quella precedente, le 10 vergini. Ricordate le 10 vergini quando busseranno, le 5 che sono rimaste fuori, le stolte, busseranno, Signore, Signore, aprici. Lui dirà, risponderà, non vi conosco. Eppure loro dicono, Signore. Quindi loro riconoscono il Signore, ma lui dice, non vi conosco. Allora, la fede non è un'affermazione. Sì, noi facciamo anche le affermazioni, però vedete, noi che diciamo, anche durante la messa, dopo l'omelia facciamo il credo. Avete notato sui foglietti come sta scritto? Professione di fede. Quindi vuol dire che quella fede noi la professiamo. Non è semplicemente che la diciamo, la professiamo. Quindi se io professo quella realtà, vuol dire che quella realtà io la vivo. Che professione fai? Il medico, nello specifico il cardiologo. Quindi non posso pretendere che il cardiologo, che ha come professione quella lì, faccia il meccanico. Capite? Sarebbe una contraddizione. Che sa fare anche il meccanico, è un altro paio di mani, che va bene, gli fa onore, però la sua professione è essere quello cardiologo. Qual è la nostra professione? Se professiamo la fede, qual è la nostra professione? Appunto, se non riconoscere, ma con la nostra vita, la verità che ci è stata rivelata, consegnata, che appunto è l'amore di Dio. E quindi come professo io la mia fede, sia la realtà dell'amore di Dio? Amando. Ora è vero, non sto dicendo niente di nuovo, non è che sto scoprendo l'acqua calda. Ed è vero anche che però dall'altro lato non è facile tutto questo. Ma non è facile, sapete perché? Proprio perché noi continuiamo ad avere quella mentalità di pretendere e applicare a Dio delle immagini che non sono vere. La sera c'è un'affermazione che noi abbiamo negli Atti degli Apostoli e dice così, ve la leggo per non sbagliare. Dice così: in nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Ve la rileggo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo, quindi sotto il cielo la realtà nostra, altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Quindi c'è un solo nome sotto il cielo, che è stato stabilito questo nome che ci ottiene la salvezza, e questo nome è Gesù Cristo. Ora capite che in questa affermazione
da parte degli Atti degli Apostoli, quindi sapete che Luca che sta scrivendo, che l'applica chiaramente a Gesù Cristo, quindi Gesù Cristo è colui che ci salva. Ma sapete, è un'affermazione fortissima questa. Quindi vuol dire che noi siamo salvati per il nome di Gesù Cristo. La domanda sarebbe adesso provocatoria, perché noi questa affermazione qui l'ascoltiamo durante la messa, soprattutto nel tempo pasquale. Però a me verrebbe da dire, ma scusate, voi questa frase l'avete ascoltata durante la messa, mi verrebbe da dire, però ve lo chiedo adesso, questa frase adesso che io l'ho ripetuta due volte l'avete ascoltata? Sì o no? La condividete? Sì, adesso la domanda è questa qui, ma perché noi dobbiamo essere salvati? E salvati da che cosa? Da che cosa dobbiamo essere salvati noi? E non siamo stati già salvati dal peccato? Allora la domanda, faccio un'altra domanda. Che cos'è la salvezza? Quindi salvezza uguale partecipazione alla vita eterna. Secondo qualcun altro, che potrebbe essere la salvezza? E che significa però salvare gli uomini? Sì. E che, però che significa essere salvati? Perché essere salvati significa in Medio Oriente intervenire, lì devono essere salvati giustamente quelli, no? Tra la Russia e l'Ucraina lì c'è bisogno di salvezza per quelli che si trovano sotto le bombe. Lì c'è una salvezza, capite? La pandemia che abbiamo vissuto e che ancora purtroppo sembra sia qua, c'è, dobbiamo essere anche da questa realtà salvati. E questa è la salvezza che però noi diciamo quando quest'altro nome sotto al cielo nel quale è stabilito dobbiamo essere salvati. Sì, però c'è una realtà, quando noi parliamo di salvezza e diciamo che siamo salvati, vogliamo dire una sola cosa fondamentalmente, come credenti, che siamo amati. Fratelli miei, che siamo amati. Questa è la salvezza, che io sono amato. No, adesso arrivo anche a quello che stavo dicendo voi. Quindi che io sono amato e sono salvato, allora capite? Mo adesso, di questa salvezza io cosa ne faccio? Di questa consapevolezza che cosa ne faccio? Perché sono amato prima di qualsiasi merito. Quindi non è che io sono amato perché io ho meritato l'amore di Dio. Perché capite bene, se così fosse, Dio sarebbe motivato anche lui da qualcosa. Quindi mi ama perché io sono bravo. No, Dio non mi ama perché io sono bravo. Non mi ama perché sono buono. Consapevole però di quanto sono amato, se è vero che ho capito quanto amore lui ha per me, la mia vita chiaramente diventerà segno di questo amore. Certamente non per colpa del Signore. Quindi però non c'è un merito da parte nostra. C'è però una corrispondenza a questa grazia, a questo amore. Questo deve essere importante, deve essere chiaro. Prima della nostra possibile risposta, c'è la sua proposta, che precede ogni possibile risposta. Ci prepariamo alla festa dell'Immacolata. E la settimana prossima, mercoledì 29, inizierà la novena all'Immacolata. Attenzione, perché quando l'angelo arriva da Maria, che cosa dice? Ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. Anche lì, è vero, noi diciamo che Maria è stata preservata dal primo istante, ma è stata preservata perché si è preservata lei,
o perché per grazia è stata preservata? Perché per grazia è stata preservata. Quindi capite? Allora, l'amore, Dio ci ha amati e ci ha amati per primo, ci dice San Giovanni. Più io sarò immerso in questa consapevolezza, come dire, come quando tu ti trovi davanti a una cosa bella, no, più tu, questa cosa bella, e più tu, è come se risplendessi anche tu di questa cosa bella. Un esempio che vi ho fatto tante volte, se io mi metto sotto il sole, è inevitabile che sarò abbronzato. È inevitabile, guardate, se sto lì sotto il sole, per forza sarò abbronzato. Però è vero anche che posso andare a mare e mi metto sotto all'ombrellone. Tanto è vero, quando dici, ma che, se andate a mare e il sole non l'hai preso? Io potrei anche non prendere il sole. Capite? Perché noi potremmo anche fare la comunione, ma non è detto che solo perché io faccio la comunione fisicamente, quella realtà poi produce il frutto dell'amore dentro di me come se fosse una cosa automatica. L'amore di Dio è vero che mi precede, è dato per primo, ma non è automatico dentro di me. Perché se fosse automatico, sapete cosa sarebbe? Sarebbe un atto di magia. Dio non fa l'atto magico. Dio fa la proposta. Dio ha donato suo figlio per noi. Quindi, sotto il cielo, non c'è nessun altro nome se non quello di Cristo. Nome si intende la vita di Cristo, nel quale noi siamo salvati. Quindi noi siamo salvati dalla vita di Cristo, che non è tanto la cifra della croce. La croce è la cifra del suo amore che ha manifestato all'umanità. E ribadiamolo, perché questo è il sacramento, altrimenti poi non capiamo il discorso che noi stiamo facendo. Gesù Cristo, è vero che ci ha amato Lui col suo corpo e suo sangue, però il suo corpo, sangue, anima e divinità col quale ci ha amati è il segno dell'amore grande del Padre. Quindi Gesù Cristo ci sta rivelando, ci sta dicendo quanto questo Padre ci ama. Quindi se questa è la realtà, capite che questa diventa la professione della nostra fede. E adesso io mi chiedo e ci chiediamo, la professione, un professionista è professionista quando esercita la professione, quindi il medico quando riceve i pazienti, però il medico è professionista anche quando sta a casa e sta a cena con degli amici. Il medico è professionista anche quando si trova nel bar, nel circolo, sul treno, è sempre medico. Non è che se sta sul treno non è medico, continua ad essere medico. Poi però può darsi che il medico si trova in una stanza a fare una riunione e in modo esplicito parla del fatto dell'essere medico. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se la professione di fede è questa qui, che solo in lui c'è salvezza, noi quando facciamo la spesa al supermercato, quando mi trovo al bar con gli amici, quando mi trovo in famiglia, a casa mia, con mio figlio, con mia moglie, con i miei genitori, riesco a fare la professione di fede, ma non perché dico Gesù è il Salvatore, non perché lo dico, ma perché professo, vivo la signoria di Dio nella mia vita. Quante scelte noi facciamo? Noi da quando ci svegliamo fino a quando andiamo a dormire, tutte scelte che facciamo. Le scelte che facciamo dicono che siamo salvati dal Signore. Voi lo sapete, quando uno fa una scelta, per la scelta che fa, molte volte sottomette tutte le altre cose, anche dei sacrifici, a quella scelta che uno fa. Se io faccio la dieta, e la dieta non semplicemente, sapete, perché poi sembrare bello, perché adesso arriva l'estate, ma perché il medico mi dice o scendi o te ne vai. Capite il sacrificio che se mi piacciono i dolci, e io mi trovo a lei il dolce e io tengo due scelte: o mangio il dolce e mi può venire il diabete e posso mi ponere uno shock, o non lo mangio. La scelta ti fa fare il sacrificio, ma la scelta, il valore che tu dai alla scelta fa il sacrificio. E capite? Allora quella scelta, quante cose io sono chiamato a sacrificare per quella scelta. Ma pensiamo anche ad altre cose, no? Pensiamo anche per lo studio, per raggiungere un posto. C-
per quell'affermazione di fede, professione di fede. Faccio finta di non aver sentito, di non aver capito, faccio finta di chiudere un occhio, vabbè, boh, non fa niente, e ci sembra la stessa cosa, o diventa professione di fede anche in quella realtà. Perché capite, non è semplicemente che mi trovo a parlare con un ateo di professione, quindi parlo con lui, allora io gli manifesto la mia fede, ma molte volte le realtà più difficili sono proprio quelle quotidiane. È nella quotidianità che è la realtà più difficile, dove molte volte siamo chiamati a esercitare il nostro martirio. Il martire è il testimone. E noi qualche volta potremmo confondere una cosa che Gesù non ha mai fatto: l'essere eroi con l'essere martiri. Gesù non è un eroe. Il cristiano non è un eroe. Perché l'eroe, sapete che fa? L'eroe fa l'atto eroico, lo fa una sola volta. Il testimone invece è colui che testimonia nella quotidianità la fedeltà alle sue scelte. Ma perché, scusatemi, un marito e una moglie che hanno scelto di sposarsi, e lì non c'è una fedeltà quotidiana nel riconfermare ogni giorno quella scelta. Perché certamente un marito e una moglie che sono sposati, non è che l'uomo, siccome ha scelto quella donna, vuol dire che non vedrà altre donne che possono essere anche oggettivamente più belle. Però lui ha scelto quella lì, capite? Io ho scelto questa qui. Ci sarà anche oggettivamente un'altra donna che è più bella, ma per me è lei. E quindi altra bellezza c'è. La posso anche riconoscere che quella lì effettivamente, fisicamente, è più bella. Però la fedeltà a quella scelta lì, è quella è testimonianza, capite? Allora, se questa è testimonianza, professione di fede qui qual è? La professione qual è qui? È il matrimonio. Allora, lì invece la testimonianza quotidiana alla quale tu comunque devi lottare, perché devi lottare, perché la tentazione non è semplicemente che viene il demonio lì e ti vuole tentare perché fai la bestemmia, o viene il demonio e ti vuole tentare perché tu vuoi rubare quella cosa. Non sono queste semplicemente le tentazioni. La tentazione più grande subito è proprio questa qui. Ricordate quando Gesù venne tentato, il demonio cosa gli dice? Se sei figlio di Dio. Poi ci sono le serie, buttati giù, che i piedi diventi pane, però se sei figlio di Dio, la tentazione più grande è proprio questa, se sei figlio di Dio. Perché se sei figlio di Dio, ma allora capisci, se sei figlio di Dio, ma tu puoi fare quello che vuoi, fa quello che vuoi. Quindi se quello non lo... vuol dire che forse sotto sotto non sei figlio di Dio. E lo sapete che il demonio, che è il divisore, ha questo compito qui, dividerci proprio dalla fiducia in Dio. Il demonio è proprio questo, non mettere in discussione l'atto di fiducia, l'atto di fede nei confronti di Dio. E lo scopo suo è questo. E quante volte, appunto, noi lo abbiamo anche detto, no? Penso, anche in certe situazioni, ma Dio dov'è? Dio perché non interviene? Una settimana fa, mentre stavo in confessione così, un signore che fa anche un certo cammino, e lui diceva della difficoltà molte volte in certe situazioni, e parlava dell'ambiente lavorativo, dove dice, lui si pone la domanda, no? Dice, ma in certe situazioni Dio dov'è? Allora io ho cercato di, nel dialogo della confessione che facevo con lui, ma tu Dio ce l'hai dentro nel cuore? Sì, diceva lui. Allora forse se tu chiedi Dio dov'è, sei tu in quel momento la presenza di Dio in quel luogo. Quindi Dio non lo devi cercare fuori, quasi come se dovesse Dio rassicurarti. Sei tu in quel momento la presenza di Dio, proprio per quelle persone. Quindi capite? Lui che cosa diceva fondamentalmente? Lì Dio non c'è. Ma perché Dio non si fa presente lì? Allora tu che stai a fare? Se tu fai un certo cammino e tu vivi questa esperienza di Dio, sei tu Dio lì in quel momento, sei tu la presenza di Dio. Invece noi, per noi la presenza di Dio è sempre quella presenza che deve rivelarsi nei segni straordinari, prodigiosi, meravigliosi, ma i sacramenti, che tutti hanno questa presenza di Dio, ma a voi risulta che i sacramenti sono prodigiosi, meravigliosi, c'è qualche segno, non lo so, Don Ernesto e Don Antonio quando celebrano sull'altare ci sono fulmini, ci sono tempeste, qualcosa del genere, durante la consacrazione, lieviti.
Perché se così fosse, siamo in un'altra realtà, non quella sacramentale. Allora, se Dio ha deciso, ma se abbiamo detto che Gesù Cristo è la rivelazione del Padre, ma Gesù Cristo, vi ricordate, c'è un miracolo particolare davanti al paralitico. Vi ricordate le parole che usa? Quando i quattro prendono questo paralitico e glielo portano davanti, dice il testo, Gesù, vista la loro fede, dice al paralitico, ti sono rimessi i tuoi peccati. Gli scribi e farisei mormorano e dicono, chi è costui che rimette i peccati? Ora, anche a noi verrebbe da dire, però, se ti portano il paralitico, evidentemente te lo portano perché? No, a parte fidarsi, che cosa fondamentalmente gli stanno chiedendo se portano un paralitico davanti a lui? Guarisce, quindi non che sia più paralitico, ma finalmente possa camminare. Capite? Il primo motivo è questo qui. Esatto, quindi lo portano per chiedere il miracolo fisico. Però Gesù che cosa dice? Non, quindi non parla di un miracolo fisico, parla di un altro miracolo, di un'altra realtà. Una realtà che i nostri occhi non vedono. Quando noi ci andiamo a confessare, o quando vediamo una persona che si sta confessando, noi vediamo il miracolo che sta avvenendo in quella persona. Forse non ci crediamo neanche, tra virgolette, perché molte volte capita, no, che qualcuno dice, ma chissà se è vero, chissà se è vero che Dio mi abbia perdonato. È terribile una frase del genere. Dicevo, quindi Gesù gli dice, ti sono rimessi i peccati. Allora dicono, ma chi può rimettere i peccati se non Dio solo? E attenzione, qui Gesù dice, ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere in terra di rimettere i peccati, che solo Dio li può fare, dico al paralitico, alzati e cammina. Quindi il miracolo straordinario fisico, Gesù lo fa semplicemente per far vedere, per dire il miracolo che lui è venuto a operare interiormente. Gesù non è venuto a guarire le malattie fisiche, anche se noi quello purtroppo vorremmo. Ecco perché molte volte noi e lui non ci incontriamo. Ecco perché molte volte noi facciamo difficoltà a credere nella sua azione potente e salvifica. Ecco perché c'è difficile cogliere la gioia grande di una confessione, il fatto che rinasciamo nella confessione o appunto della comunione o del sacramento dell'unzione degli infermi. Perché noi purtroppo siamo sempre lì a guardare, perché immaginatevi, no, una persona che è ammalata, il sacerdote fa l'unzione degli infermi e la persona all'improvviso salta dal letto. Ah, allora sì, tutti quanti avremmo detto, che bello, è avvenuto! E invece quell'unzione nell'intimità di quella stanza, di una malattia che porta quella luce dentro, noi questo non lo cogliamo. E non crediamo al miracolo. Allora vi ripeto l'espressione di Gesù, ora affinché sappiate che il figlio dell'uomo in terra ha il potere di rimettere i peccati, perché in terra lo fa lui, in cielo chi lo fa il padre. Quindi in cielo lo fa il padre, lui lo fa in terra. E lui fa tutto quello che vede fare il padre. Quindi in terra lo fa, ti ordino, alzati e cammina. C'è una cosa però sconvolgente. Quando la sera del Giovedì Santo si trovano lì nel cenacolo, sta Gesù con insieme i dodici. Vi ricordate, c'è quel gesto particolare, ce lo racconta Giovanni. Attenzione, lo sapete che Giovanni, nel suo Vangelo, non ci racconta nel cenacolo, che cosa avviene nel cenacolo. Vi ricordate nell'ultima, il Giovedì Santo, c'è l'ultima cena, quindi c'è l'istituzione dell'Eucaristia, che l'Evangelista Giovanni non racconta. Però ricordate Giovanni che cosa racconta nell'ultima cena che non raccontano gli altri tre? La lavanda dei piedi. Lì Gesù dice, allora, siamo partiti dall'affermazione che in nessun altro c'è salvezza, quindi solo in Gesù Cristo c'è salvezza. E noi, nella nostra mente, il Salvatore, appunto, è il potente. Ora Gesù, proprio perché non lascia mai nel dubbio, proprio perché non lascia mai nella illusione oppure nel fraintendimento, nell'ultima cena, quindi nel momento più solenne, che viene chiamato anche il testamento della carità, il testamento dell'amore, fa quel gesto particolare.
dice il testo, si tolse il vestito, si cinse il grembiule attorno alla vite e passò inginocchiandosi a lavare i piedi ai suoi discepoli. E poi dice: voi mi chiamate Signore e Maestro, e dite bene perché lo sono. Ma se io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, dovete anche voi lavare i piedi gli uni gli altri. E nessun altro c'è salvezza sotto il cielo se non nel nome di Cristo. E questo Cristo, che è segno, abbiamo detto, del Padre, è colui che ci rivela il Padre. Come ce lo rivela il Padre? Lavando i piedi. Che cosa c'è che non va tra noi e Lui? Che cosa c'è che non va tra la comprensione tra noi e Lui? Oppure, che cosa non ci è ancora chiaro in tutto questo? Capite la provocazione, le provocazioni, come sono forti? Noi non possiamo passare sotto silenzio. Perché lì è vero che sta parlando ai dodici, ma sta parlando a noi. Quindi se io dico, per professione di fede, che in nessun altro c'è salvezza, e lo diciamo per fede. Ora, quella fede mi fa dire che Lui si è abbassato e ha lavato i piedi. Signore Maestro, e ho fatto questo, perché dovete farlo anche voi. Allora, se Lui è un segno di questo amore grande di Dio, è un segno efficace, un segno reale, e poi dice che lo devo fare anch'io sta cosa, vuol dire che anch'io sono chiamato ad essere quel segno suo, che è segno del Padre. In quale modo? Nel gesto di un servizio, di una carità, di una condiscendenza, di un bene, di una condivisione. Allora non è che, come tante volte noi purtroppo siamo pensati, portati a pensare, Dio non c'è, Dio non esiste, perché Dio ha permesso quello, perché ha permesso quell'altra cosa. Il problema è sempre uno: dove sono io? Dove è l'uomo? Come quella persona lì in confessione, tu non ti puoi rifugiare e vuoi trovare Dio là, e devi fare tu Dio. Già ve lo dissi, c'è questo film molto bello, Il Diavolo alle 4, così si chiama. Se avete la possibilità, su internet lo si trova. Il Diavolo alle 4, dove a un certo punto uno di questi galeotti, così, che scappa, quando sta scoppiando questa cosa, va a liberare dei bambini che stanno fuori. Poi quando gli altri dice: ma tu non credi neanche? Perché sei andato ad aiutare questa cosa religiosa, cattolica? Il prete, addirittura il prete se n'è scappato. E tu sei andato tu, che non credi neanche. E che cosa hai fatto? E lui dice: ho fatto quello che avrebbe fatto il loro Dio. Ma è magnifico questo, se ci pensate. Ho fatto quello che avrebbe dovuto fare Dio. Però noi sapete che? Ha da fare Lui. No, lo devo fare io, non Lui. Lo devo fare io. La realtà sacramentale. La realtà sacramentale significa assumerci la nostra responsabilità di noi chi siamo. Tutte le volte che noi facciamo la comunione o ci andiamo a confessare o portiamo il nostro figlio, il nostro nipotino al battesimo o qualsiasi altra realtà sacramentale, anche la stessa preghiera se volete, è assumerci la nostra responsabilità. Io divento responsabile di che cosa? Della presenza di Dio in questa mia realtà. Non la delego, perché, miei cari, noi per troppo tempo abbiamo delegato questa presenza di Dio in mano a qualcuno. Abbiamo pensato che avessero un compito del prete, un compito della suora o un compito di quel bravo cristiano. Non è un compito della mamma di famiglia, non è il compito del papà, dell'operaio, dello studente. No, ognuno di noi ha questa realtà che gli viene data in forza del battesimo. Sono chiamato ad essere e a fare ciò che farebbe Dio. Dici: ma io non lo so che cosa farebbe Dio. Torniamo al discorso di prima, Gesù Cristo. E permettetemi, dopo un Concilio Vaticano II e dopo tanti anni che comunque frequentiamo la Chiesa, non possiamo permetterci il lusso di dire: ma io non so che cosa farebbe il Signore in questo momento.
perché noi lo sappiamo che cosa farebbe. Voglio illudermi o fingere di non saperlo per non sentirmi responsabile. Ma non possiamo fingere o illudere noi stessi. Sapete, nella Chiesa antica, nella Chiesa dei primi secoli, soprattutto il sacramento della confessione, veniva dato una sola volta. Si poteva confessare una sola volta, ci si poteva confessare. E tenete presente che all'inizio era il battesimo la realtà che perdonava i peccati, perché sapete, il sacramento del battesimo è il sacramento grande della penitenza. Molte persone, quando poi la religione cristiana diventò religione di Stato, molte persone chiedevano il battesimo gli ultimi istanti della loro vita. Proprio per questo fatto, perché una volta ricevuto il battesimo, se poi facevano peccati non potevano più confessarsi. Non c'era più altra possibilità di redenzione. Quindi, chiedendo il battesimo quasi alla fine della loro vita, così vabbè, mi sono fatto vecchio, così poi farò battesimo, altri peccati non li faccio più, e quindi se muoio, muoio in grazia a voi di Dio. In un certo qual modo, non è così, però pensateci, comunque dice una serietà. Noi molte volte giochiamo un poco su questo. Giochiamo perché, ed ecco forse qui il valore positivo del precetto. Perché il precetto allora a questo punto può essere una cosa positiva, può essere un richiamo a osservare il fatto di andare a messa, di confessarsi, di accostarsi ai sacramenti in grazia di Dio. Diventano un richiamo allora. Ma non il fatto devo andare perché devo andare. Allora, anche se noi non ne stiamo ancora parlando, però stiamo cercando di delineare la realtà sacramentale, perché il sacramento è un linguaggio. E io il linguaggio lo devo comprendere. Perché se non capisco il linguaggio, vedete, ogni forma di linguaggio, qualsiasi forma di linguaggio, serve in vista di una comunicazione, e tutte le comunicazioni, per essere tali, hanno una finalità, la comunione. Quando due persone parlano, si comunicano tra di loro, comunicano perché vogliono fare comunione, vogliono creare comunione. Quindi, essendo i sacramenti un linguaggio, una comunicazione, i sacramenti comunicano in vista di una comunione. Quindi allora non è portiamo il bambino al battesimo perché devo battesimo, no, lì c'è una comunicazione che viene fatta, ma non semplicemente per il bambino, ma per tutta la comunità, perché tutti i sacramenti, tutti, sono sacramenti ecclesiali. Anche la confessione, non è che la confessione si serve tra il sacerdote e il penitente. Anche la confessione è sacramento ecclesiale, perché coinvolge tutta la Chiesa. Perché se un membro fa il bene, quel bene è per tutta la Chiesa. Se un membro soffre, soffre tutta la Chiesa, tutto il corpo. Se a me fa male il piede, tutto il corpo ne risente. Non posso dire che è un problema del piede. Quindi se un fratello commette un peccato, tutto il corpo ne risente. Invece fateci caso, il è peccatore. E io prendo le distanze. Allora, Gesù che cosa fa con i peccatori? Zaccheo, scendi, voglio fermarmi a casa tua. Arriva la peccatrice a lavargli i piedi e si fa lavare i piedi alla peccatrice. A buona donna che sta a fianco oggi sarà come in paradiso. Invece noi, no, chi sa fa? Noi di chiesa. Noi che a domenica mettiamo le mani giunte, facciamo la comunione, e poi con chi se la fa quello? I primi a dare giudizi sprezzanti sugli altri, che sono fratelli come noi, che credono come noi, che sperano come noi, e che noi forse siamo un poco più avanti, e anziché guardarli con occhio benevolo e cercare di essere per loro sacramento di quell'amore, diventiamo un ostacolo. Perché per tornare al paralitico, perché non riescono a portarglielo davanti e glielo devono cagare dal letto? E perché non riuscivano ad entrare? Perché c'è tanta gente, capite? Tutta quella gente che sta vicino a Gesù, anziché fare spazio a quel paralitico, diventano un ostacolo. Eppure noi, capite? Molte volte stiamo più vicini al Signore, anziché creare spazio affinché qualcun altro possa avvicinarsi, possiamo essere un ostacolo per gli altri. Dice, ma sto vicino al Signore. Ma proprio perché stai vicino al Signore, fa spazio e fa che qualcun altro sia vicino al Signore. Perché stare vicino al Signore non è uno starci spaziale. Il Vangelo di...
Il Vangelo di ieri, se vi ricordate la presentazione della Madonna, proprio questo. Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. E Gesù dice, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? È bello lì, perché lì sarebbe il gioco molto interessante di parole, perché dice, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e vogliono parlarti. E Gesù invece, lui sta parlando. Loro vogliono parlare a Gesù, è Gesù che parla agli altri. Qual è il principio? Parlare a Gesù o Gesù che ci parla? È la parola che genera, capite? Perché Gesù dice, i miei fratelli sono questi che ascoltano, quindi ascoltano una parola che genera, una parola che genera la vita di Dio. Invece loro vogliono parlare a Gesù e c'è l'ostacolo, capite? E allora faccio spazio e chi sta più dietro viene un poco più avanti, e casomai faccio il passo indietro pure io, no? Cerco di adattare il mio passo al suo passo e non vado spedito, poi ognuno pensa per sé. Qualche volta ci arrabbiamo, no? Quando si tratta di una gita o anche di un ritiro. Mi raccomando, alle 6 si parte, e 6 e 5, e poi sono sempre i soliti ritardatari. E noi ci arrabbiamo perché effettivamente stiamo già lì dalle 5 e mezzo per non fare tardi. E la voglia sarebbe, partiamo, si arrangiano. Ci sarebbe questa tentazione qui, no? Invece tu con la pazienza stai lì, aspetti, si fanno 6 e 5, 6 e 10, parti dopo mezz'ora, anziché e va bene. Allora, capisci, mi devo arrabbiare o cerco di cogliere i valori più grandi della comunione? Certo, poi troverò il metodo per cercare di aiutare quel fratello, quella sorella a fargli capire che forse non è tanto bello fare aspettare gli altri. Per noi è stato bello aspettarti, ma non è stato bello forse da parte tua far aspettare gli altri. Quindi poi ci sono modi, ci sono tanti modi. La carità poi è inventiva. La carità è inventiva, capite? E anche questo, no? È un segno, poi diventa un sacramento, sempre di questa realtà, di questo amore grande. Che io personalmente non so se riuscirò mai a comprenderlo, però cerco veramente come discepolo di metterci in questa realtà e di poterci lasciar provocare, dipende da queste situazioni.